Ciao a tutti, siamo in Ciao! diretta. Io sono Rachele e dall'altra parte nella sua casa c'è Andrea Montagnani e qui Ciao! abbiamo la possibilità, ciao, abbiamo la possibilità di interagire con voi attraverso la chat. E questo è l'appuntamento del lunedì alle 19, che ormai è diventato un appuntamento fisso sulla mia pagina Facebook. Di solito è un appuntamento che tengo da sola, ma questa volta sono contenta di ospitare il mio mentore, Andrea Montagnani, che è il fondatore della Scuola di Equitazione Etica, e si presenterà lui adesso da solo. Il piacere è tutto mio, Rachele, altro che mentre. Bello essere qui. Mi piace condividere, lo sai, il tuo progetto, la tua visione, che poi è stato un po' anche il mio, lo è tuttora. Quindi quello di parlare di cavalli, parlare realmente di chi è ogni soggetto, ogni cavallo, e soprattutto il tipo di approccio che può cambiare, che ha però un prerequisito, innanzitutto la conoscenza di una specie diversa. E quindi ti ringrazio per tutto l'impegno che stai facendo per far conoscere veramente chi sono i cavalli a tutti. Beh, devo dire che come esperta in comportamento del cavallo non potevo che scegliere di unirmi alla scuola, perché veramente è l'unica che penso che in questo momento sia in grado di stabilire una relazione con il cavallo che, non essendo basata sulla tecnica, ma essendo basata veramente sul riconoscimento dell'individuo, permette a tutti di esprimersi nel pieno riconoscimento dell'essere di specie, e quindi non poteva essere altrimenti. Oggi siamo qui, ciao a tutte le persone che si stanno unendo adesso, ciao a Barbara, Sabrina, David, Sara, Flavia e tutti gli altri, ciao Jessica. Il tema di oggi è un tema di attualità. Allora, Elisa dice che non sente l'audio, vorrei solo sapere se altre persone non lo sentono. Quindi, prima di andare avanti, scrivo qui, diteci se ci sentite. Ok, no, sentite, ma sentite. Ok, sì. Ok. Perfetto, Jessica sente, Silvia sente, quindi credo che sia tutto a posto. Ok, bene. Perfetto, Sara si sente. Quindi il tema di oggi è un tema, come vi dicevo, un tema di attualità, perché abbiamo scelto di parlare della gestione delle emergenze all'interno della società equina. Gestione delle emergenze in che senso? Nel momento in cui si crea una situazione in cui il gruppo deve coordinarsi per poter far fronte ad una difficoltà, ecco che deve emergere all'interno della banda, che è l'unità di base della società equina, deve emergere all'interno della banda qualcuno che possa coordinare il gruppo. Affinché questo qualcuno possa emergere, devono esserci tutta una serie di presupposti. All'interno della banda. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire chi è questa banda all'interno della società equina. La banda è formata. Oh, scusate un attimo, Giorgia, Andrea, non sento, non vedo, Elisa, non sento, vedo e basta. Io spero che riusciate a, insomma, che in generale tutti riescano. Faccio un attimo Vado un attimo a vedere nell'audio se è tutto a posto. Per quanto mi riguarda è tutto a posto, quindi io non Sì, qualcuno sente vado qualcosa avanti nell'audio. così. Ok. Vado avanti così. E quindi diciamo che la struttura di base della società equina si chiama banda, non si chiama branco come lo chiamiamo di solito. Poi, per carità, nell'ambiente domestico soprattutto tendiamo a parlare di branco, però in realtà dovrebbe essere il gruppo sociale, ma poco ci importa del termine. La cosa importante è che la base della società equina sia questa banda, e la banda in genere è formata da uno o due stalloni, diverse femmine, ci sono i puledri molto giovani e i puledri che sono alle porte dell'adolescenza e che stanno per partire, per andare poi a unirsi ad altre bande. Altre bande che esistono all'interno della società equina sono per esempio appunto le bande formate dai maschi adolescenti, che sono le bande dei pari. E all'interno di ogni banda
che si crea in tutta questa molto complessa struttura della società equina, ogni individuo assume un ruolo che quindi è un ruolo funzionale all'età che ha e anche a quello che quel singolo individuo ha in mente per la propria vita. Quindi un cavallo si unirà ad una certa banda in funzione di quello che vuole apprendere nel corso di quella fase della sua esistenza, quello che gli serve di apprendere. Allora, perché la gestione delle emergenze? Perché vogliamo trattare di questo tema? Perché all'interno di ogni banda si creano una serie di referenti per i diversi contesti. Diciamo che potrà accadere che nel momento in cui si crea una difficoltà che necessita che il gruppo si organizzi, ci sarà un individuo che fa da referente e che tutti guarderanno in quel momento per capire come per essere guidati. La cosa su cui vogliamo puntare, Andrea ed io, in questa serata, è il fatto che questo individuo non è un individuo forte fisicamente, non è un individuo che per avere quel ruolo di referenza si è imposto sugli altri, perché nessuno seguirebbe un individuo che si impone, tutti cercherebbero il primo momento possibile, anzi magari proprio il momento dell'emergenza, il primo momento possibile per riuscire a sviare dalla sua, diciamo, dalla sua influenza che è poco costruttiva se è un individuo che si impone con la forza. Perché un individuo che si impone con la forza non permette agli altri di esprimersi, e invece la forza del gruppo è proprio nell'espressione dei singoli. Allora, cosa deve fare invece un buon referente nel momento della difficoltà? Deve coordinare tutti e tirare fuori le competenze di tutti affinché quell'emergenza sia gestita nel miglior modo possibile. Allora, io vorrei passare la parola ad Andrea, proprio perché lui può illustrarci. Proprio in virtù delle sue conoscenze nell'ambito della zoantropologia, dell'approccio cognitivo-relazionale che Marchesini ci ha portato e che la scuola di equitazione etica sta adottando con i cavalli prima in Italia, e grazie alla sua esperienza pratica con i cavalli ci può spiegare chi è questo referente, sia fra i cavalli e sia come l'essere umano può essere un referente all'interno di una banda, di un gruppo sociale poi in realtà. Benissimo, sì Rachele. L'argomento ci tengo molto perché poi vi farò qualche esempio pratico, ma bisogna partire proprio dalla natura del cavallo. Amo una frase che è quella che il cavallo si sente gruppo e non sa pensare in modo individualista. Se noi confrontassimo per esempio un gatto in azione mentre va a caccia, lui ha una socialità in quel momento lì orientata, operativa. Solista è come un musicista che fa il suo assolo in quel momento e in quel momento lì non pensa al gruppo. Un cavallo no, e pensa sempre gruppo. Mi piace dire dove finisce il naso di un cavallo deve iniziare la coda di un altro, dove finisce la coda di quel cavallo inizia il naso di un altro. E quindi questo pensare gruppo c'è un po' difficile a noi, perché noi è vero che abbiamo una socialità per lo più affiliativa, parentale, familiare, ma siamo un po' meno collaborativi, un po' più individualisti, tra virgolette siamo un po' più vicini a un gatto piuttosto che a un cavallo. Il cavallo invece pensa al gruppo e essere parte di un gruppo significa stare sicuri. La sicurezza è uno degli elementi principali in assoluto che guida i comportamenti dei cavalli e va anche oltre i bisogni primari. Un cavallo, per esempio, che si avvicina a una fonte, prima di bere, purché assetato, verifica effettivamente che sia sicuro quel luogo. Si guarderà intorno a destra e a sinistra, annuserà, sentirà se arrivano suoni, osserverà l'acqua per verificare che non ci siano coccodrilli, eccetera. Avrà un gruppo intorno che farà la stessa cosa, qui l'idea collaborativa, e potrà dissettarsi. Ecco, per cui quando pensiamo alla sicurezza, per il cavallo dobbiamo pensare il gruppo. Nel gruppo esiste però non tutto il gruppo in sé, e sappiamo che all'interno della socialità del cavallo, poi faremo una puntata magari Rachele su quelli che sono i ruoli, e ogni cavallo ha un ruolo e un rango importantissimo, ma vengono, si evidenziano sempre all'interno di una banda quei soggetti che hanno qualcosa in più a livello della sicurezza. Li chiamiamo referenti sulla sicurezza. Sono quelli che hanno dimostrato agli altri, esperienza dopo esperienza, sfida dopo sfida, scacco dopo scacco, che
c'è una modalità corretta per gestire quelle situazioni. Quasi sempre questa modalità non è l'emotività, non è la fuga in preda al panico, anzi molto spesso richiede una, proprio una riflessione. Parlerai di un'emozionalità e non di un'emotività. Il referente, per cui, è colui che dimostra agli altri che in quelle situazioni sa prendere in mano la situazione. È colui che guida la barca in quel momento e dimostra agli altri le capacità di poterla risolvere. Quasi sempre si riconosce, sono tipi molto equilibrati, molto centrati, raramente emotivi, molto abili nell'usare il corpo e nel comunicare. Ecco, loro dedicano tantissimo tempo durante la quotidianità a stabilire con ogni soggetto e a mantenere quel ruolo, e dimostrando proprio sul campo che hanno quelle capacità lì. Il gruppo, d'altro canto, gli accredita questa persona come referente e si aspetta questo da referente. Per cui il ruolo, che potremmo chiamare di leadership, inteso come colui che guida, che trascina, tutt'altro che dominio e capo e dominanza, eccetera, è proprio questo. Volevi dire qualcosa, Artele? Sì, perché penso che hai toccato diversi tasti interessanti, tra cui quello della possibilità di esprimersi. Hai detto che essenzialmente questo referente riesce a esprimersi all'interno del gruppo e in questo modo poi riesce anche a coordinare tutto quanto il gruppo. E hai parlato del fatto che sia un individuo che appunto non si deve imporre, ma deve saper dialogare con gli altri essenzialmente. E questo penso che sia un punto molto importante, anche riportato nella quotidianità dell'esperienza con l'essere umano, perché credo che capiti molto spesso che purtroppo lasciamo dialogare un po' troppo poco i nostri cavalli con noi, magari facendoci un'idea di quello che è giusto o sbagliato, e quindi di conseguenza impediamo che anche il cavallo possa darci un'idea di che cosa è giusto o sbagliato dal suo punto di vista. Purtroppo quando emergono temi come questo ci sono diverse persone che commentano, non in questo momento, che commentano dicendo che se noi lasciamo esprimere il cavallo corriamo dei rischi, perché allora il cavallo fa quello che gli pare. E prima di ridarti la parola su questo tema, vorrei dire che in un branco, diciamo in una banda, in natura, non è che ogni soggetto fa quello che gli pare. Cioè, il fatto che i cavalli siano liberi in grandi terreni o liberi di esprimersi o liberi di essere se stessi non significa appunto fare quello che uno vuole, perché quello in realtà è un tema molto sottile, perché in realtà quando si vive in gruppo, fare quello che uno vuole è sempre in linea con il gruppo, perché se un individuo facesse qualcosa che è troppo al di fuori della vita del gruppo, perché vuole, diciamo, essere protagonista e dire solo la sua, non ascolterebbe il gruppo, ne sarebbe fuori, e quindi questo è contrario a ogni principio evolutivo in una specie sociale. Tant'è che una delle cose che deve fare il referente è quella di socio-riferirsi al gruppo, cioè è quella di, addirittura si legge in letteratura che questo leader praticamente è uno di quelli che ha una fittissima rete di relazioni all'interno del gruppo, e ha una fitta rete di relazioni proprio perché per riuscire a coordinare tutti deve anche conoscerli, perché non si coordina un gruppo semplicemente comunicando una decisione, ma si coordina un gruppo osservando i vari componenti, cercando di capirne il profilo emozionale, che è possibile soltanto conoscendoli, e quindi poi capendo come coordinare. Questo i cavalli lo fanno, e quell'individuo che è referente è stato eletto come referente anche perché è in grado di leggere tutti, è in grado di mettere da parte certe sue, diciamo, certe sue esigenze del momento a favore del gruppo. Ecco, quindi vorrei ripassare la palla a te, chiedendoti di dirci come tutto questo si può integrare nella vita dell'umano con il cavallo. Sì, certo, hai detto bene. Quel pensare gruppo di cui parli tu è la cosa che veramente faccio fatica spesso anche a insegnare, perché, ripeto, siamo un po' individualisti. Ma come può essere un umano? Innanzitutto voglio subito affrontare un argomento importante. Spesso si hanno problematiche
relazionali che incontro girando per l'Italia, perché il tema è quasi sempre proprio sulla sicurezza e sulla fiducia. Troppo spesso si pensa che i problemi siano gestionali e quindi si cercano soluzioni e tecniche che lavorino sulla gestione dei comportamenti. A mio avviso si sta travisando il problema. Il problema non è la gestione, il problema è proprio la sicurezza e la fiducia. E vorrei parlarvi un po' di come si raggiunge un po' la referenza per il cavallo. Innanzitutto, non sto antropomorfizzando, dicendo che il cavallo cerca un referente e siccome lo fa in natura, non sta a guardare se poi questo referente ha due zampe o quattro zampe. Cosa guarda però? Questo sì. Lui guarda tutti i giorni se siamo in grado di guidare, se lui veramente si può fidare di noi, se gli proponiamo attività in linea con le sue coordinate motivazionali che non lo mandano mai in emotività, che non gli fanno vivere forti rabbia, forti paure. Il referente è una persona in grado di rassicurare il cavallo ogni volta che lo vede potenzialmente emotivo. È colui che induce e trasmette sicurezza in ogni situazione, sia all'interno del campo sia all'esterno. Un umano che non è mai confuso, che è molto concentrato, che non è mai emotivo o arrabbiato, che ha sempre un piano e soprattutto si fa carico dei problemi e li sa risolvere. Questo è ciò che accredita un umano. Vi posso assicurare che se si mettono in pratica queste cose, qualunque cavallo, anche il più emotivo, anche quello che ha avuto più brutte esperienze, piano piano col tempo si affida e la nostra presenza diventa essenziale, ma soprattutto voluta. Ed ecco che vi accorgerete cavalli che magari prima non uscivano, avevano problemi a uscire da soli col proprietario, che incominciano a trovare piacere nell'uscire fuori, appagando altre motivazioni esplorative e perlustrative, territoriali, eccetera. Ecco, per cui la referenza non ha niente a che vedere con la gestione, è più legato proprio alla sicurezza e alla fiducia che sappiamo infondere al cavallo, come nel quotidiano. Non andate a fare sessioni addestrative, l'addestramento è un altro tema. Noi stiamo lavorando proprio sulla parte della fiducia. Uso una parola che mi piace tantissimo, accreditamento. Essere accreditati è abbastanza facile. Se noi andiamo in banca e chiediamo dei soldi, la banca ci accredita, ovvero gli dobbiamo dare delle garanzie, della fiducia, e ci darà dei soldi. Ecco, pensate a questo, quel cavallo vi deve guardare con uno sguardo e dicendo: io mi posso fidare. Quando c'è la fiducia, vi assicuro, si risolvono quasi tutte le problematiche di relazione. Grazie, è veramente un tema interessante e lo riporto di nuovo dalla parte della gestione di tutto questo all'interno della società equina. E ci tengo a parlare di un aspetto di tutto questo che mi interessa sempre molto e che mi riprometto di andare a studiare più approfonditamente, che è l'etologia del voto animale, di cui parlo spesso nei miei seminari, proprio perché è una tematica di cui certe volte non si parla, perché sembra che all'interno della società, delle varie società animali, ci sia certe volte poco equilibrio nei termini di chi possa essere appunto il coordinatore del gruppo. Ma se pensiamo che esiste una branca dell'etologia che è proprio l'etologia del voto animale, beh, allora ci rendiamo conto che in realtà quello che all'apparenza ci sembra che sia una autarchia, invece è una vera e propria democrazia. E l'esempio che faccio spesso nei miei corsi è quello sia dei licaoni che dei gorilla. Pensate che persino i licaoni votano per andare a caccia e votano attraverso lo sternuto. Perché si è evoluta una cosa di questo tipo? Perché quando i licaoni devono prepararsi per andare a cacciare, cominciano a pulirsi le vie aeree, le vie respiratorie, e quindi per farlo sternutiscono. Piano piano questo comportamento a livello sociale si è evoluto in una sorta di voto, per cui essenzialmente chi è pronto per andare a cacciare si pulisce le vie aeree e quindi tanti più soggetti sternutiscono quanto più si è pronti per andare a caccia. Ora, tutto questo
Poi anche le gorilla in un altro modo. Ora tutto questo si riporta all'interno della società equina perché anche nella società equina si vota persino per spostarsi da un punto a un altro. Ci sono diversi studi di ricercatori francesi e tedeschi che ci dimostrano che i cavalli praticamente aspettano pazientemente le risposte degli altri, si orientano in una direzione e ci possono anche essere più gruppi che si orientano da una parte o dall'altra e indicano la direzione in cui andare. Ora è chiaro che ci sono alcuni individui che sono più carismatici di altri che avranno più influenza nell'indicare una direzione. E qui ritorna anche un po' il discorso del referente, perché il fatto che noi siamo referenti possiamo essere dei referenti per il nostro cavallo, non significa che in ogni momento saremo sempre noi a decidere che cosa accadrà. Ogni volta ci sarà una votazione, però certe volte è una votazione che non vediamo proprio come evidente, è una votazione sottile, però ritengo che sia estremamente importante che ci rendiamo conto che questa votazione c'è sempre e ci apriamo nei confronti del dialogo con il cavallo, esattamente come il referente all'interno della banda in natura fa con i suoi compagni. Diciamo, il famoso, adesso ti passo subito la parola, il famoso stallone, diciamo, che è appunto, che è il responsabile della protezione del gruppo, non prende decisioni unidirezionali, come dicevo prima si tara sugli altri, ma ogni volta è aperto a vedere come può essere gestita la cosa, aperto anche alle proposte degli altri, magari di un giovane che non aveva visto, scusate, di un giovane che al contrario di lui ha visto una nuova opportunità di movimento, di salvezza o quello che sia. C'è una parola bellissima che mi piace condividere, è concertare. Loro sono animali che concertano. Cosa vuol dire concertare? Immaginate un concerto di un'orchestra che suona, tutti suonano il proprio strumento singolarmente, ma l'effetto è un effetto di gruppo eccezionale. Concertare significa andare in estremamente d'accordo e a tempo, nel caso della musica, esattamente con tutti gli altri elementi. Ecco cosa fanno i cavalli quando si trovano davanti a una sfida: concertano. C'è il referente che propone, che magari rassicura i soggetti più emotivi, ma però concerta anche con gli altri le possibili soluzioni. Da lì si smonta l'idea di questo famoso capobranco, che se morisse lui si sarebbe estinto con la banda e nell'arco degli anni, dei millenni, scusate, si sarebbe estinta la specie. Invece proprio lì è qualcosa di concertato e condiviso, dove un referente o più referenti valutano la situazione migliore per tutti. E lo scopo è sempre che il gruppo superi quella sfida. Per doppio effetto, uno per salvarsi la vita nel momento specifico, due per aver creato un'esperienza che servirà per il futuro, ma dell'esperienza ne parlo dopo nel secondo argomento. C'è un tema che in questo ambito è molto, diciamo che c'entra bene in questo momento, che è quello delle motivazioni, perché sto pensando al fatto che per poter essere un buon referente che aiuta il branco a organizzarsi nel momento di difficoltà, bisogna anche essere motivati a farlo, cioè non bastano soltanto la prontezza fisica o la capacità di diciamo avere le giuste qualità, ma bisogna anche essere propensi nell'assumere quel ruolo. Questo lo dico anche perché molto spesso si parla di cavalli da reining, cavalli da salto, cavalli da questo, da quello, che magari fisicamente sono propensi per fare una certa attività, ma non hanno la motivazione per farlo. O magari che all'apparenza ci sembrano dei soggetti mingherlini e poco influenti, e invece hanno una forte motivazione diciamo, nel coordinare il gruppo, una forte motivazione, appunto nel prendersi la responsabilità. E proprio il tema sia della motivazione che della responsabilità sono centrali per quanto riguarda diciamo un referente. E quindi ti volevo chiedere se
ti va di dirci proprio due parole su quelle che secondo te sono le motivazioni che spingono un referente a prendersi la grossa, enorme responsabilità di guidare tutto un gruppo, perché comunque quando un soggetto decide all'interno della sua banda di diventarne il responsabile per la protezione, appunto si assume una grossa responsabilità. Tra parentesi, volevo solo aggiungere che questa responsabilità nelle bande in natura in genere viene mantenuta per, oddio, quante domande, adesso le leggo tutte, in genere perché ho scritto, scrivete le vostre domande, vogliono fuori di tutto. In base. Questa responsabilità nella protezione della banda viene mantenuta in media per 2 o 3 anni, poi ci sono dei casi particolari in cui viene mantenuta per 10 anni, però rendiamoci conto di questo aspetto molto importante. Noi abbiamo un cavallo per tutta la vita. In genere nella banda si cambiano i ruoli e noi diamo al cavallo la possibilità di essere diverso da se stesso nei vari momenti della sua esistenza, oppure lo incanaliamo in un ruolo perché la nostra motivazione rimane sempre quella e ci spinge a vederlo sempre nello stesso modo. Quindi ti lascio la palla su questo mentre io leggo le domande. Grazie Rachele, perché fra l'altro le motivazioni mi permettono di parlare di un argomento che adoro e che credo adoro perché ad esse sono legate soprattutto il benessere del cavallo ed è una delle parti più importanti nell'approccio che insegniamo come scuola perché alla gratificazione motivazionale è legato molto il benessere. E quali sono le motivazioni? Beh, basta entrare un pochino in quello che sono le motivazioni specifiche dei cavalli. Quella, la prima che voglio citare, l'hai detto tu, è la motivazione collaborativa. E per forza, pensano gruppo, collaborare ci salva la vita e è stato così importante per la filogenesi di specie e per la sopravvivenza del cavallo collaborare, per esempio, all'allerta, al grooming, a un sacco di cose, all'esplorazione, che è diventato DNA, cioè è entrato nella loro biologia, per cui motivazione collaborativa è quella che li spinge a essere gruppo, a collaborare per le scelte. Ma colui che diventa referente è legato a tantissime altre motivazioni. Ne cito una un po' poco conosciuta, ma importantissima, è la motivazione fatica, quella che quel soggetto ha bisogno di dire ciò che è. Ma lo sappiamo anche noi, quante volte nella compagnia di amici c'è quello che propone sempre lui, che è sempre più vivo di tutti, che si lascia fare, perché è quello che ha una certa motivazione fatica, poi magari collaborativa, comunicativa, e quindi esprime ciò che è. E questo è importante perché ci vuole una predisposizione. Tutti i cavalli nascono con quel set motivazionale, ma ricordiamo che ogni cavallo, ogni soggetto ha dei volumi particolari di motivazioni. Ecco, colui che è un referente è sicuramente molto motivato sulla parte fatica, sulla parte collaborativa, su quella comunicativa, su quella sociale relazionale. Dedica tempo alle relazioni, come dicevi te, a stringere Il legami. tempo. E il tempo, infatti, è il tema più importante. Quando le sfide nei cavalli non sono tutti i giorni, ce le hanno più volte al giorno, ma non è la quotidianità. La quotidianità è la vera palestra in cui loro si preparano alle sfide che il mondo gli porrà. E ricordiamoci che ogni essere vivente avrà delle sfide. Sempre pa ci sarà un momento in cui ci sarà stress, fatica, sofferenza, ma la capacità di superarlo fa proprio la differenza. È la parte bella della vita, avere le sfide, no? Esatto, è la parte bella della vita che il cavallo si aspetta di superare in gruppo. Per cui, ecco, questa capacità di referente è un lavoro tutt'altro che facile. Essere un leader, non pensate al capo cantiere, che è quello che noi arriviamo sul cantiere, chi è il capo? Ah, quello là, quello seduto che sta bevendoci la birra. No, essere un leader nella società equina significa essere qualcuno che si impegna puntualmente per l'integrità del gruppo, per la serenità del gruppo, ha l'onere di educare tutti i nuovi cavalli, educare, parlo di regolarne motivazioni, emozioni, impostare sugli stati di calma. Insomma, vedremo che l'emotività, per esempio, è una delle preoccupazioni più grosse che abbiamo nei cavalli, perché i cavalli si fanno veramente molto male quando sono emotivi. In natura, però, il cavallo non è tendenzialmente emotivo. Spesso si sente dire quella brutta frase, il pazzo come un cavallo.
tutt'altro, il cavallo è tutt'altro che pazzo. È che bisogna dargli la possibilità di trovare la calma. E guarda caso, chi aiuta questo processo è un referente che quasi sempre è calmo, tranquillo e in grado di rassicurare. Quando un puledro trova un referente di questo tipo, in automatico diventerà un adulto che rispecchierà, con le sue tendenze soggettive naturalmente, quello che è stato il suo referente. Ecco, questo ci tengo, per cui questi soggetti carismatici esistono, non tutti li sono, ma all'interno di una banda ce ne sono almeno uno o di più. Grazie, grazie mille Andrea. Il tema della motivazione è sempre interessante e sicuramente lo tratteremo di nuovo in qualche altro incontro. Adesso, se non ti dispiace, vediamo qualcuna delle domande che ci hanno inviato. Io a un certo punto ho chiesto di mandare le domande, ne avete inviate tante, e poi ho scritto un messaggio dicendo adesso risponderemo a tutte le domande prima di questo mio messaggio. Quindi se vi mettete a fare domande adesso non credo che riusciremo a rispondere, per cui rispondiamo a quelle che sono fino adesso. Allora, a parte Aurora che chiede se è possibile avere ogni giorno l'accoppiata Malavasi Montagnani, tutti i giorni no però. Io ci sto. Ce la mettiamo tutta, è molto bello. Allora, Peppe, che era stato presente anche in altre dirette, esistono situazioni o eventi in cui la banda decide di cambiare il referente? Posso rispondere, Andrea? Allora, sì, esistono chiaramente questo tipo di situazioni. Per esempio, un referente, per esempio, può essere qualcuno che magari poteva essere poco esperto nel momento in cui è stato eletto dal gruppo. Non è detto che in quel momento si è riuscito a tirare fuori tutte quante le competenze che poteva avere, ma soprattutto ci possono essere degli eventi in cui magari, allora, lui stesso può cambiare nel corso della vita, e questo è il punto. Dobbiamo pensare che ogni individuo è diverso da se stesso in ogni momento, quindi magari ci possono essere stati dei momenti della vita del referente che in quel momento lo rendevano pronto a gestire una situazione. Poi magari andando avanti potrebbe anche, come riprendendo il tema che diceva Andrea adesso, potrebbe anche non avere più la motivazione di essere referente, e quindi anche segnale capacità, perdendo quella motivazione, quindi non diventando più in grado di gestire e le relazioni sociali e il bisogno di protezione di tutti, il resto della banda potrebbe decidere di eleggere qualcun altro. Però non dobbiamo vederla come una sconfitta per il referente, perché qui non c'è qualcuno che vince o che perde, o che è stato bravo o che non è stato bravo. Cioè, nel momento in cui cambia il referente, e quell'individuo essenzialmente non ha più quella responsabilità e non ha più quel ruolo all'interno del gruppo, ne avrà un altro. Non è che se non si è il referente, allora di conseguenza si scende di un gradino all'interno del gruppo. È importante nella relazione con l'umano, vai. Nella relazione con l'umano, ma soprattutto anche il fatto di non pensate che da un giorno all'altro si perda la referenza. Sono proprio processi lineari che si smorza piano piano uno e inizia l'altra. Ed è proprio un passaggio spesso naturale, pensiamo solo all'età. Quando un cavallo incomincia a invecchiare, piano piano la referenza passa. E quindi ecco, è un processo che è un transitorio. E quindi non ci sono mai in natura sbalzi repentini e secchi. Sono sempre dei transitori lineari, questo è importante da capire. Perché colui che perde la referenza non andrà mai in tristezza perché ha perso quello. Colui che la prende non si può trovare subito una responsabilità troppo grande. Vedetelo veramente come un training. Diventare un referente è essere stati preparati attraverso l'esperienza a esserli. Anche perché effettivamente essere preparati attraverso l'esperienza è proprio quello che è il ruolo praticamente del periodo dell'adolescenza, perché quando un cavallo lascia la banda natale nell'infanzia, alle porte dei 2 anni e mezzo, a seconda del sesso, 2 anni, 3 anni, entra in quella fase dell'adolescenza in cui, soprattutto per quanto riguarda il maschio, va a inserirsi in quella che si chiama la banda dei pari, che è una banda in cui, eventualmente, perché ci sono tante variazioni del caso, comunque diciamo va a fare una sorta di periodo di praticantato, o direttamente con uno studio
tallone di un'altra banda, oppure entra appunto in questa banda dei pari in cui fa esperienza della relazione con gli altri all'esterno della famiglia e poi dopo, più avanti, potrà formare una banda per conto suo. Quindi la vita sociale del cavallo è molto complessa, non si passa dall'oggi al domani ad essere il referente di una banda. C'è tanto da imparare nel corso della vita. E, allora, vado avanti con un commento di Jado, sì, che parlava di un documentario sui cavalli selvatici della Mongolia, e diceva che si parlava di un capobranco che guidava il gruppo verso un luogo più sicuro. E lei dice, ho storto il naso pensando all'errore del giudizio umano. In realtà il termine capobranco è male utilizzato. Noi in realtà, se volessimo, potremmo anche usarlo questo termine, però nel momento in cui, anche se leader è diciamo formalmente più corretto, però se sappiamo di che cosa stiamo parlando, perché un capo di solito è un individuo che si impone, mentre un leader è un individuo che è stato eletto dal gruppo. Però purtroppo anche quando parliamo di leader nella nostra comunicazione quotidiana non c'è tanto quest'idea di elezione, di concertazione, come diceva giustamente Andrea. Quindi io sono d'accordo sul fatto dello storcere il naso all'idea del capobranco come struttura piramidale, per carità. Però questa figura di riferimento c'è, l'importante è che la consideriamo come una figura di riferimento. Sì, vedevo l'esempio che diceva, no? Che parlava di un capobranco che conduceva magari il gruppo alle risorse. O al di là del termine, in quel momento lì lui era sicuramente un referente, magari che conosceva la strada e sapeva la strada più sicura per arrivare alle risorse, in quel momento guidava il gruppo, quindi era effettivamente una guida, un leader. Ecco, stiamo attenti, sì, quando nelle parole capobranco, dominanza, ci proiettiamo roba umana di dominio, di sottomissione, perché quello non è. Per cui non stiamo troppo legati ai termini, ci interessa che passi il concetto. Sì, sì. Vado avanti a leggere le domande. Alessandra ci dice: cosa spinge un branco con numerosi individui a formare gruppi diversi? Allora, cosa può spingere un branco con numerosi individui? Beh, qui passiamo al livello che può essere, si può prendere la risposta su due aspetti, sia dal punto di vista ecologico, quindi di disponibilità di risorse, quantità di parassiti e cose di questo tipo. Un branco troppo numeroso diventa poco gestibile, diciamo che in media le bande sono di tra gli 8 e i 15 individui essenzialmente, anche 20, però insomma comincia a diventare complesso, e quindi formare più gruppi di solito permette di appunto una gestione migliore in termini ecologici. Però è anche vero che la possiamo prendere anche dal punto di vista cognitivo, perché riprendendo la motivazione fatica che diceva Andrea prima, quando il gruppo è troppo numeroso, diventa difficile per il singolo magari riuscire a assumere un ruolo che possa permettergli di riconoscersi all'interno di questo gruppo. In un gruppo un po' più piccolo, appunto di 10-15 soggetti, ognuno riesce ad essere, a esprimersi in quel modo tale che permette di, appunto, che permette a quel singolo di far vedere le proprie competenze. Quindi io la metterei da questo punto di vista. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa, Andrea. No, sì, direi sicuramente dal punto di vista ecologico. Poi pensate anche che il numero di cui parla Rachele, 8-15, deriva da una storia di specie. Molto probabilmente quel numero lì è il corretto numero che si riescono a gestire bene le relazioni e le conoscenze, e che proprio ha consentito di superare nel miglior modo le sfide che la vita gli ha posto davanti a quel gruppo. Ecco, io penso che quella sia l'origine. Sì, sì. E direi che leggiamo la domanda di Maggie, che chiede, e qui vorrei che rispondessimo entrambi da due punti di vista differenti. Dice: consideriamo una banda, quanti elementi dovranno esserci? E vuole sapere se questo discorso di quanti elementi devono esserci all'interno della banda vale anche per i piccoli gruppi di 2 o 3 cavalli. Quindi credo che voglia sapere se forse se una banda può essere considerata un gruppo di 2 o 3 cavalli e come si può organizzare un piccolo gruppo di 2 o 3 cavalli.
rispondi prima tu e poi aggiungo alcune cose che ho in mente. Vai. Sì, ok. Quindi il termine banda significa gruppo ridotto a 15, quindi non possiamo chiamare banda un gruppo di 2 o 3 cavalli. Di certo ti posso dire che 2 o 3 cavalli incominciano a pensarsi un piccolo gruppo ed è la condizione minima per garantire benessere. E quindi dimmi dove devo firmare se da domani tutti i cavalli vivranno in gruppi di 2 o 3. Ecco, devi pensare però che all'interno di solo 2 o 3 elementi dipende dal sesso, dall'età, dalla differenza di età dei singoli. Dobbiamo pensare che una banda, poi Rachele su questo aggiungerà, dove crescono i puledri, ha riferimenti di diverse età. Ci può essere il più anziano, c'è quello di media età e ci sono i coetanei. Ecco, ogni età è importante. Per esempio, un puledro con solo 2 anziani non è la condizione migliore, non può essere mai una banda, non è la palestra ideale per educare quel puledro lì, che ha bisogno di un referente, di certo la madre, del padre, ma ha bisogno dei coetanei per giocare e capire chi è e sviluppare ciò che sarà. Per cui ecco, dobbiamo un po' vedere l'età, eccetera. Però è un buon inizio per appagare la socialità e molte motivazioni di gruppo. Ma una banda è qualcosa di più. Okay. Sì. Quello che vorrei aggiungere è legato diciamo, a quello che il singolo può esprimere in un gruppo di due o tre, che sono sempre gli stessi individui e danno essenzialmente sempre gli stessi spunti di vita. Per questo diceva bene prima Andrea, un giovane puledro ha bisogno di crescere in una banda che sia abbastanza numerosa. Non solo perché una banda numerosa permette una maggiore protezione, ma anche perché in una banda numerosa il puledro si può rispecchiare in diverse personalità, cioè può andare a imitare il comportamento di diversi adulti che può prendere a riferimento e quindi può sperimentare la propria personalità sotto tanti punti di vista, cioè essenzialmente può essere tanti cavalli diversi finché non riesce a trovare la sua vera identità. Allora, in un gruppo di due o tre individui, quello che può accadere è che si verificano sempre le stesse dinamiche e quindi se cominciano a instaurarsi delle dinamiche che sono poco costruttive, sarà difficile uscirne. Si creano praticamente dei percorsi preferenziali all'interno del cervello che si chiamano solchi neurali, in cui quei comportamenti che vengono ripetuti diventa sempre più facile che vengano espressi anche in altri contesti. Quindi magari se all'interno di quel gruppo di 2 o 3 cavalli diciamo vige magari un cavallo è sempre tenuto nell'angolo, per dire, quel cavallo avrà poche possibilità di esprimersi diversamente, per esempio, di capire che ha delle potenzialità espressive. Di altro tipo. Quindi è molto importante anche che i gruppi siano non solo vari, ma che si portino quei singoli a fare tante esperienze diverse in modo che possano esprimersi in contesti diversi, esattamente come facciamo noi quando andiamo in palestra e ci comportiamo in un certo modo, quando siamo in ufficio e abbiamo un altro tipo di comportamento e di modo di comunicare, in famiglia ne abbiamo un altro, cioè assumiamo, pure rimanendo noi stessi, assumiamo delle identità differenti nei diversi contesti e questo ci serve per riuscire a costruire una identità più completa. Per il cavallo non pensiate che sia tanto diverso, sebbene non con tutte le, diciamo, le meta elaborazioni che ci possono essere dell'essere umano. Non è tanto diverso, anche il cavallo ha bisogno di frequentare soggetti differenti. Per questo è importante che la banda sia ben numerosa, perché il puledro deve crescere con un ventaglio di personalità diverse intorno. Ok, allora noi a questo punto abbiamo fatto le 7:45. E anche se io ho promesso che arrivavamo fino a un certo punto, qua noi le risposte le diamo lunghe, come sempre. E quindi non lo so, allora proviamo a fare una cosa, Andrea. Adesso leggiamo proprio quelle ultime che ci sono prima di quello che io avevo, del limite che avevo posto, Sì. e cerchiamo di essere entrambi stringatissimi, io Sì. soprattutto. Velocissimo, Allora, guarda, Jessica, essenzialmente, Jessica. sì, È vai. facile. Jessica, allora, non deve esistere il fatto che Aspetta, di prima la domanda la di domanda, Jessica, se no mi scusatemi, sale il nome. Jessica chiede
come mai l'uomo può essere un referente rassicurante a terra, ma essere emotivo, poco rassicurante, poco deciso in sella. Il nostro cavallo sente dunque paura e indecisione e chiede come possiamo essere dei buoni leader anche in sella. Allora, non può dipendere, si chiama il nostro profilo posizionale, ovvero le nostre emozioni che viviamo, dal contesto in cui siamo. Il cavallo di certo guarda come ci comportiamo in ogni contesto, da terra, in sella, fuori, dentro, non importa. L'allenamento che dobbiamo fare è mantenere sempre un profilo di calma in ogni situazione. Se tu ti senti ancora troppo emotiva in sella, non sei ancora pronta e non potrai mai essere un referente. Esiste però un processo, che è quello che avverrebbe in natura, piano piano, un'esperienza dopo l'altra, riuscire ad arrivare in quel contesto dove tendenzialmente sei emotiva, arrivarci però con lo stato di calma. A quel punto il cavallo ti guarderà con occhi diversi, capirà che in te può trovare rassicurazione anche quando sei sulla groppa e il gioco sarà fatto. Però è un processo, quindi non pensiamo alla bacchetta magica, proprio perché è un lavoro su voi stessi e quindi significa conoscere e osservare ciò che avviene dentro di noi e anche conoscere emozioni, emotività e la differenza tra le due. Grazie, grazie Andrea. Leggo la domanda di Elisa che chiede: è corretto dire che il referente nella relazione umano-equino si alterna a seconda della situazione? Cioè anche il cavallo è il referente dell'uomo? Assolutamente sì, e anzi è, scusa ti dispiace Andrea, rispondo al volo. Assolutamente sì, lo è, si alterna a seconda della situazione ed è proprio importante questo, perché altrimenti noi essenzialmente trattiamo il cavallo un po' come un'estensione di noi stessi, un po' come un oggetto, se siamo sempre noi il referente, e lui essenzialmente non può mai esprimere se stesso, non può mai dire in che cosa è abile, così come siamo abili noi, anche lui è abile in una serie di cose in cui noi non saremo mai abili, quindi è molto importante non solo certe volte fare in modo che lui si affidi a noi, alla nostra guida, ma delle altre volte siamo noi che dobbiamo affidarci a lui e attraverso di lui scoprire un mondo che altrimenti non ci sarebbe proprio mai accessibile. Faccio un esempio, un esempio che coinvolge sia Elisa che Jessica. Quando abbiamo fatto il percorso qua all'Osi, che c'erano sia Jessica che Elisa, non so se erano insieme, ma a un certo punto uscimmo e Jessica montò Geronimo. E Jessica, che appunto è tendenzialmente emotiva con suo cavallo, in quel momento lì Geronimo fece il referente, era colui che guidava il gruppo, ci ha guidato, anzi voleva andare anche più lontano di dove siamo andati, ed è un tipico caso in cui un soggetto si accorge che l'altro non è in grado di essere referente e si assume quel ruolo, quindi è del tutto normalissimo. Ok, quindi adesso arriviamo praticamente all'ultima domanda, che mi sono persa, che era dopo Jessy, dopo Elisa. Marti, dopo Elisa c'è Marti che dice: potrebbe essere che in un branco una banda un pony faccia da referente? I cavalli contano la stazza o la velocità per scegliere qualcuno come referente? Vuoi rispondere tu? Sì, va bene. Mi piace questa domanda. Allora, assolutamente, è anche questo un po' antropomorfizzare. Noi vediamo spesso il più grosso, soprattutto noi maschietti, no? Il più grosso, colui che è fisicamente più prestato, come colui in grado di coordinare. Non è assolutamente così. I cavalli non guardano la stazza, guardano piuttosto ciò che vive quella persona, ciò che è dentro, non ciò che dimostra. E loro hanno una motivazione posizionale, che significa proprio prendere quel ruolo, e hanno anche una motivazione competitiva messa sull'agonismo, però non su chi è più forte, chi è più veloce. Per cui assolutamente, se c'è un pony molto centrato, molto equilibrato, che dimostra agli altri di saper gestire le situazioni, è del tutto normale. La stazza e l'età non possono non contare. È verissimo, infatti all'Osi abbiamo Cali, che è un quarter, che è un mezzo pony essenzialmente, e Cali la dice a tutti, alti, bassi, piccoli, grandi, non ce n'è per nessuno. Bene, io qui vedo che ci sono tantissimi altri commenti e domande, ma ovviamente non è possibile stare dietro a tutti.
anche commenti che leggo al volo molto interessanti, ma purtroppo abbiamo dato tutto il nostro tempo disponibile. E come avete visto nel banner precedente, ogni lunedì alle 19 c'è una diretta su questa pagina. Il prossimo lunedì 27 è dedicata, purtroppo non ci sarà Andrea, ci sarò solo io, è dedicata al commento di video, e saranno commenti di video di gioco fra cani e cavalli, proprio per riuscire a capire, quando si tratta veramente di gioco, perché ci sono diversi video che vengono interpretati in un modo che invece poi, magari è un pochettino differente dai titoli che vengono dati. E tutto questo, prende ispirazione da una ricerca che è stata appena pubblicata, e trovate un commento a questa ricerca sulla mia pagina Facebook in un po'. Io vi invito sia a visitare la mia pagina Facebook, che è Etologia Equina, sì, la pagina Etologia Equina con Rachele Malavasi, sia a visitare quella di Andrea, che è Andrea Montagnani, e quella dell'Oasi Equiluna, come vedete quella scritta qui sotto, l'Oasi Equiluna, che è la sede principale della scuola di equitazione etica, che è la scuola di cui Andrea è il fondatore e di cui io sono il referente, in etologia. Ci troviamo al confine fra Liguria, Emilia e Toscana. Quando potrete venirci a trovare, siete tutti invitati, e siamo pronti, ospitiamo 20 cavalli in questo momento in gestione naturale, ma siamo disponibilissimi ad ospitarne anche degli altri, con tutte le nostre cure per noi, cioè per i cavalli e per gli umani. Quindi vi salutiamo, grazie mille Andrea per aver partecipato a questa diretta, e Grazie Rachele, è spero in stato un'altra volta. volentieri, è stato un vero piacere. Ringrazio anche tutti gli interessati alle domande. Avremo occasione di rispondere e poi Rachele, se vorrà, basterà invitarmi e io ci sarò. Assolutamente, pensiamo di fare questa cosa insieme, diciamo ogni 10-15 giorni, adesso ci organizzeremo. Bene? Benissimo, grazie mille, ciao a tutti, ciao Ciao, ciao a Rachele, grazie tutti, della ciao ciao ciao. totalità. Ciao ciao.